In un video precedente abbiamo visto come associare all'esecuzione di questo training, che costruisce un modello, un job. Quindi abbiamo visto che una volta salvato il file training.py è possibile lanciarlo passandogli anche i parametri che gli servono, anche se magari sono opzionali come in questo caso, ma che comunque posso passargli in termini di training data, di model name e di output folder, che è una cartella che andiamo a costruire attraverso questa sintassi, che permette di essere utilizzata come una cartella in scrittura dall'interno dell'esecuzione del file Python per posizionare quello che poi noi vogliamo vada in output e venga utilizzato come base per un nuovo passo all'interno di una pipeline. Quindi il prossimo passo che facciamo prima di costruire una pipeline con molteplici step è quello di inserire questo step all'interno di una pipeline che contiene appunto soltanto un passaggio. Ora, per come è definita la documentazione e questo, il funzionamento di questo meccanismo, dobbiamo fare una sola piccolissima modifica, ma importante, a questo schema del command job, allo YAML che rappresenta il command job, affinché questo command job possa essere richiamato da una pipeline. La modifica dipende dal fatto che uno di questi parametri, nello specifico il model name, che è di tipo stringa, come vediamo qui sotto, in realtà è opzionale. Quindi quando noi dalla pipeline andiamo ad invocare questo intero job, abbiamo bisogno che il job sia in qualche modo consapevole e abbia formalizzato il fatto che questo parametro è opzionale. Tutto questo per dire che l'unica modifica tra questo file che si chiama Iris Training Job e quello che vediamo ora tra un secondo che si chiama Iris Training Job meno step, che è questo, con il meno step in fondo, differiscono soltanto per questi caratteri che abbiamo qui davanti sulla riga 13. Vedete, se torno indietro sull'altro, questi caratteri non ci sono, sia le due aperte parentesi quadre più il dollaro all'inizio che le due chiuse parentesi quadre alla fine. Ecco, questa è l'unica modifica che dobbiamo fare ad Iris Training Job per farlo diventare chiamabile attraverso una pipeline. E quindi il passo successivo è vedere come costruire la pipeline, anche in questo caso attraverso uno schema YAML. Vedete che qui lo schema ha questo indirizzo, pipeline job, mentre prima aveva command job, e cambiano naturalmente di conseguenza anche i parametri che abbiamo per la definizione di questo YAML, anche se alcuni restano gli stessi come display name, experiment name e altri, però la parte interessante è che qui, questa che è una pipeline, va a richiamare dalla riga 15 in avanti tutti gli step che le afferiscono, in particolare, come abbiamo detto, in questo caso ne chiamiamo soltanto uno, ne avremo soltanto uno, che è il training, e che si riferisce in particolare a quel file job-step che abbiamo appena visto, che è di fatto identico a quello che usavamo quando chiamavamo direttamente solamente quel command. In questo caso, però, ripeto, lo chiamiamo dall'interno della pipeline. Un'altra osservazione importante su questa pipeline è il fatto che qui non abbiamo parametri di input per la pipeline. Vedete che qui abbiamo output, abbiamo settings, abbiamo output e poi subito i job. Quindi noi a questa pipeline non passiamo parametri. Li passiamo sì qui sotto al job, perché ricordiamo che il job può averli, sono parametri obbligatori o di default, ma afferiscono al job. Quindi il job riceve sì due parametri, train name e model name, che ricordiamo è quello facoltativo che abbiamo dovuto classificare con quella sintassi particolare. Però noi glieli passiamo lo stesso, è solo che glieli passiamo statici, li definiamo direttamente qui all'interno di questo file YAML. Quindi questi sono i due valori che passiamo. E poi l'altra cosa da osservare è che l'output della pipeline, che è indicato qui, e quindi outputs.finalPipelineOutput, è mappato qui sotto sull'output del comando, quindi del job, che noi abbiamo richiamato, quello che vedevamo prima. Ricordiamo che prima veniva messo in output proprio un URI folder con dentro il modello. Ebbene,
quell'output ora diventerà l'output dell'intera pipeline. Non ci resta quindi che invocare questa pipeline. Abbiamo una sintassi molto simile alla precedente, che è questa. AZML job create, però, perché la pipeline è comunque un job, in effetti la definizione corretta è un pipeline job, quindi noi ci mettiamo qui dentro nella interfaccia della command shell esattamente come prima e andiamo a richiamare appunto questa pipeline che ho chiamato noInput perché in questo caso non ha un input. Ecco, la pipeline è stata creata, è stata messa in esecuzione, infatti vediamo che lo stato è preparing. Ora dobbiamo fare molto in fretta perché quando faccio refresh qui, ecco, è già completata. Nel giro proprio di pochi istanti, 2 secondi, la pipeline si è completata. Andiamo comunque a vederla. La pipeline ha un nome che è questo, anzi un display name, e poi è associata ad un esperimento. Ho cambiato il nome dell'esperimento per fare in modo che ora qui dentro ci sia solamente la pipeline in questo esperimento. Se chiedo di mostrarmi anche i child job, vediamo che la pipeline effettivamente ha un child job che guarda caso è proprio quel job di prima, ma se noi anche escludiamo da questa visualizzazione i child job e prendiamo l'intera pipeline in questo modo, vediamo appunto che la pipeline questa volta anche con questa rappresentazione grafica è costituita da un child job che sta qui sotto che si chiama training. Prima di cliccarlo vi faccio vedere che se vado a chiedere le caratteristiche di questa pipeline, vediamo qui sotto per esempio dove è indicato raw JSON che questa è una pipeline senza parametri. Infatti se scendo un po' vediamo che qui alla riga 49 inputs è vuoto. Quindi questa pipeline non ha parametri. Infatti, tra l'altro, se cercassi di rieseguirla, di fare un resubmit, vedete qui che mi dice parameters, no parameters defined. Quindi non ci sono parametri che io posso dare quando la lancio. Dicevamo però che questa pipeline è costituita da un sottojob. Qui locating canvas, se lo seleziono, mi seleziona da questa parte, adesso lo vediamo meglio, il job che è invocato dalla pipeline, che di fatto è il job che abbiamo già conosciuto prima quando abbiamo fatto l'esperimento sull'esecuzione dei singoli job. Infatti, per esempio, qua su outputs più log ritroviamo le cartelle outputs flat con il modello flat piuttosto che quello invece MLflow che avevamo già prima. E naturalmente qui nella overview vediamo anche l'output di questo singolo job che è quello che contiene poi possiamo vedere anche nell'Azure Portal il modello in formato MLflow, che è vero che è l'output di questo sottopasso della pipeline, però di fatto è anche l'output della pipeline. Ecco, qui vediamo il modello. Questo era solo per conferma, ma dicevo, se torniamo alla nostra pipeline, quindi che era questa, prendiamo l'esperimento, la pipeline è la stessa cosa, vediamo che la pipeline comunque quel model output folder comunque che produce il training lo manda anche come output finale della pipeline. Infatti la pipeline aveva un suo output finale che si chiamava final pipeline output che come dicevo viene mappato sull'output del job contenuto. Bene, questo nel caso in cui noi non abbiamo valori di input. Adesso vediamo il caso invece in cui questi valori di input che io passo train data e model name al job in realtà vengono passati in modo dinamico alla pipeline che lo richiama. Quindi la differenza rispetto alla pipeline precedente è questa, di fatto consiste da una parte nel fatto che in questo caso ci siamo procurati l'input per train data e model name a livello di pipeline e questo input che quindi è definito come inputs.traindata piuttosto che inputs.modelname li utilizziamo qui sotto per passare i parametri che raccogliamo dall'esterno al job che la pipeline invoca. Quindi anche il richiamo di questa pipeline sarà leggermente diverso, in particolare il richiamo è questo. Lo mettiamo sempre qui dentro nella Cloud Shell.
Qui dico, mettiamo modello 08, così poi andiamo a vedere anche il modello. Anzi, mettiamolo 08B, perché l'altro si chiamava già 08, credo, quello che abbiamo lanciato un attimo fa con la pipeline che non aveva i parametri di input. Quindi mettiamo in esecuzione questa pipeline, nel giro di pochi istanti anche questa viene messa in esecuzione, questa volta andiamo subito sulle pipeline per vedere se... Ecco, ok, questa volta è ancora running, per fortuna abbiamo fatto in tempo a prenderla. Vediamo che quella di prima si chiamava pipeline without inputs, questa si chiama with inputs, stessa cosa per il display name, qui parlavo dell'esperimento, ma anche per il display name. Andiamo a prendere questa pipeline con l'input, la vedremo come prima apparentemente, quindi adesso è ancora in esecuzione. Come prima, quindi dicevo, la pipeline, è costituita da due step, dove uno step di fatto, ecco, sta venendo eseguita, vediamo che ha cambiato colore, di fatto richiama il training e poi l'output viene unito, diciamo, quello dell'output del training. Però che cosa c'è di interessante? Come abbiamo visto prima, la pipeline ha un suo JSON che la definisce e prima vi ricordate che l'input era vuoto. Beh, in questo caso invece l'input non è più vuoto, l'input dalla riga 51 qui, vedete che è costituito dal training data e dal model name che noi abbiamo passato dall'esterno. Vedete qui Iris Model 08B CSV. Quindi questo è il nome del modello. Ok, ho fatto... Vabbè, l'ho chiamato punto CSV che ovviamente non ha senso perché deve essere il nome del modello, comunque lui accetta qualsiasi cosa, ma la cosa importante qui era vedere che l'input in questo caso è fornito e infatti, tra l'altro in questo caso adesso è già terminata, ma se io la provassi a risottomettere, a differenza di prima, questa volta qui abbiamo i due parametri, train data e model name punto sotto parametri. Quindi la potrei anche risottomettere da qui. Per il resto è tutto uguale, quindi chiaramente anche qui potremmo fare un jump all'interno del sottocomponente della pipeline, che è appunto la parte di training, e da qui andare dentro negli outputs e logs. Ancora una volta ci ritroveremmo i modelli da questa parte e tutto il resto. Quindi abbiamo visto come creare le pipeline a partire da job che abbiamo precedentemente costruito senza e con i parametri. In conclusione possiamo vedere che all'interno delle pipeline troviamo le due pipeline with e without inputs che abbiamo creato, ciascuna delle quali ha prodotto il modello che troviamo infatti in models. Questo modello, quel secondo che vediamo dall'alto, è quello che è stato creato dalla pipeline senza input. Il primo che ha questo nome un po' strano, diciamo, anche se teoricamente valido, è invece quello che è stato creato dalla pipeline con l'input. Quindi i modelli sono stati creati, costruiti sempre attraverso questo file che è il training, che al suo interno, ricordo, ha anche la registrazione del modello. Nel prossimo esperimento vedremo come creare una pipeline che mette insieme più passaggi invece che un passaggio solo con o senza input, ma comunque un passaggio solo che abbiamo visto in questo caso, per costruire appunto una soluzione più articolata che permetta di suddividere i passi e poi eventualmente ripetere solamente quelli che hanno bisogno di essere ricalcolati.